Questo è scolpito su olivo, legno di olivo, che è simbolo della vita mediterranea e che ha voluto unire queste due cose. Ma è incredibile, sono emozionata, non lo so molto bene, ma è bellissimo. Lì occhi, fatto proprio... Ci facciamo una foto tutti quanti insieme, Enzo. Sì, sì. Grazie a tutti, grazie a voi per tutti, Grazie. Ascea Premia Harvard si è svolta ieri presso Palazzo dei Dominici, ad Ascea Capoluogo, la prima giornata del corso di formazione La medicina degli stili di vita nel terzo millennio, modello mediterraneo e malattie cronico-degenerative, dal titolo Ambiente, tossicità e malattie neoplastiche, organizzato dall'Università Popolare della Medicina degli Stili di Vita Lifestyle Medicine. Il convegno ha visto la partecipazione di illustri relatori con il contributo particolarmente interessante del professor Biava e della professoressa Immacolata De Vivo. Ho fatto questo lavoro dai professori, dal signor sindaco, il professore Vizza, per la illustrissima dottoressa. Questa prima assegnazione non poteva trovare una migliore assegnazione proprio alla professoressa De Vivo, al significato dei suoi studi, ma al messaggio che, come oggi abbiamo potuto tutti cogliere, di estrema chiarezza e semplicità, che fa di lei una grande interprete del nostro tempo. Nel corso del convegno alla professoressa Immacolata De Vivo, docente presso la Harvard University, è stato consegnato dal sindaco Pietro D'Angiolillo il premio Parmenide per l'alto valore dei suoi studi sulla dieta mediterranea. A fare gli onori di casa il professore Vincenzo Pizza, assessore alla cultura. Ci siamo riusciti, l'abbiamo avuta lo scorso anno, questa sera che l'abbiamo consegnato un premio, si continua in questo progetto con Ascea e con l'università. Sì, sì, il progetto continua ovviamente, noi per la verità abbiamo stipulato con la professoressa De Vivo anche un accordo di programma scientifico, attendiamo di riuscire a trovare qualche risorsa per metterlo praticamente in atto, i primi passi sono stati fatti e grazie al suo aiuto certamente nel tempo riusciremo a realizzarlo proprio per implementare anche da qui da noi un approccio scientifico a quelle che sono le proposte di questo territorio più importanti, che sono proprio quelle che ci vengono dalla nostra storia e che riguardano strettamente lo stile di vita mediterraneo, non solo la dieta mediterranea. Allora, dieta mediterranea, l'importanza dei suoi studi, perché viviamo un po' di più nella nostra terra? Well, la dieta mediterranea è una dieta beneficiale, si sa, allora quello che ho fatto io, ho fatto vedere il meccanismo che fa effetto sopra la DNA, allora perciò c'è un beneficio, perché la DNA si mantiene meglio, non si curtisce. Perché? Perché? Perché questa è una storia lunga, perché la dieta mediterranea c'ha il cibo ossidivo, contro infiammazione. Allora queste sono due cose che fanno effetti alla DNA. Se il cibo contro questi effetti ti fa bene. Ecco, lei ha ricevuto un premio questa sera, premio Parmenide. Incredibile, sono emozionata, non ci credevo mai una cosa così, perché è bellissimo. A me mi piace queste sculture della legna, perché infatti c'è una casa, ma non di Ascea. Un altro artista ha fatto un regalo, a me mi piacciono tante queste cose. A me mi piacciono cose della storia, cultura. Grazie, grazie, è un onore per me per stare qui. Su queste parole, un onore, sindaco, non più un onore per noi averla. No, è soprattutto un onore per noi averla qui con noi e poter essere aggiornati su quelli che sono degli studi importanti in America. Dicevo poco fa che sono un po' rattristato dal fatto che in Italia spesso le eccellenze non vengono finanziate e che quindi devono andare all'estero. Ma questa per noi è una bellissima favola, quella di poter avere con noi la professoressa De Vivo. E per noi è davvero una bellissima favola di una persona che a 6 anni va in America e si fa tanto onore, sale tutte le scale possibili per arrivare ad essere al numero uno. Lei ha detto sì l'alimentazione, ma anche l'attività fisica. Sì, per me è tutto correlato, il cibo,
attività, la tranquillità, l'associazione, tutto correlato. Per me è tutto lo stile di vita, non è solo il cibo, è impossibile solo il cibo, è tutto, ma tutto è correlato, se non si può sapere qual è il componente, è tutto, sì. Sindaco, mangiamo bene, poi veniamo ad Ascia, ci rilassiamo. Eh sì, qui lo stile di vita è importante, cioè lo ha riassunto benissimo la professoressa De Vivo, è uno stile di vita, è un modo di vivere, è un modo di vivere e anche un modo di pensare, è la cultura del posto, è un modo di mettere insieme i cibi e quindi è un po' tutto insieme, è un insieme. Allora, un suo suggerimento a chi ci segue da casa, ecco, non vogliamo vivere in eterno, ma per vivere bene le tre cose più importanti? Per vivere bene sempre un... mantenere attività, cibo buono e poi stare tranquille.